hai detto che non avevi incontrato il fidanzato di Deborah. Il fidanzato di... E io mi ero dimenticato. Dimenticato un vecchio amico? Ma sai, ho talmente tanti amici io che... Il cugino di Alfander? Pensi amici? Può essere, non lo conosco, ma non c'è potrei vedere. Comunque, credo che sia meglio che tu telefoni a Giulia, tua moglie. E perché? È per avvisarla che non torni a cena stasera, che ti ho invitato io. Ah, giusto. Mi va vedo veloce. A proposito, dov'è che vi siete conosciuti? Con Giulia? Ma no, col fidanzato di Deborah. Ah, col fidanzato di Deborah. A proposito, sì. Com'è che si chiama? Chi? Il fidanzato di Deborah. Ah, il fidanzato. Credevo foste vecchi amici. Sì, siamo lì. Artemisio. No, Artemisio, Astolfo. Alfredo. È sicuro che si chiama Alfredo. Bene, bene, signora, tutto a posto. Adesso posso proprio andare. Deve proprio andare? Certo, signora, devo occuparmi di mio padre. Allora, nessuno vorrà accompagnarmi a casa, dato che qualcuno ha urtato la mia macchina. Ma certo, signora Lina, l'accompagno io. Mi stavo solo chiedendo se lei, per caso, volesse tornare stasera. Tornare qui? Eh sì, perché abbiamo invitati a cena e avrei bisogno di aiuto. E come faccio, signora, con mio padre? Come faccio? E gli lascio qualcosa in frigorifero? Signora, signora! Una volta la prendo! Su, si concentri, un bel respiro. Bene, e adesso mi dica sì. Va bene, signora, va bene. E allora andiamo. La mia compagna? Sì, andiamo, la compagna al negozio, andiamo. Marco! Maledetto, tu guarda le gocce! Le gocce! Sono andate? Sì, tutti e in tutte le direzioni. Vediamo qualche finestra, ci sono gli spigli la finestra. Comunque Marco è tutta colpa tua, io te lo devo dire. Neoce. Eh sì, hai avuto l'occasione, perché non gliel'hai detto a Pamela? Perché ce l'avevi qua? Perché volevi il divorzio? Certo! È possibile. Perché? Assolutamente impossibile. Semplice, perché quando è arrivata Deborah, io ero già diventato il possessore, nonché proprietario di questo immobile. Nel contempo, quando arrivò Pamela, tua moglie, io ero diventato automaticamente il marito di la Pamela stessa. Quindi non potevo dire più niente, chiaro, no? I casi. Quella povera Deborah. Quella povera Deborah. Quel visino dolce e angelico in quella casa vuota che si annoia. Non ti preoccupare, sta disfacendo. E ma che gli fa fare, dico io? Che gli disfaci? Che gli disfaci? Che gli disfaci? Che gli disfaci? Non puoi fare i termini meno complicati. Togliere le cose in quella casa, che voglio fare le cose? Non ha un mobilio, non ha un armadio, non ha un... Niente, non ha niente dove metterla. Giusto, ma tu sei sicuro che lei valga la pena di... Tutto questo grande. Ma per favore, almeno questo ti sarai accorto. Ma hai visto che mi sento dolce? Che corpi sinuosi, che sesso scatenato che fanno stanotte? Fanno del jogging accelerato. Non la trovi resistibilissima? Comunque Marco, questo problema lo devi risolvere tu. Devi trovare una soluzione, se no che cosa ti voglio? Che cosa ti voglio? Ma che problema c'è? Oh. Risolveremo tutto questa sera. Oh. C'è problema? A cena. Ecco, così ti voglio. Proposito a cena. Dove cazzo mi mangia? Chi mangia? Chi c'è? Quanti siamo? Con chi? Posso parlare? Sì. Semplicissimo, vedi? Tua moglie ha invitato te a cena qui. Con il suo fidanzato. Che sono io, bravo. E lei ha accettato per forza perché lei verrà. Bella. Lei verrà con suo fidanzato da Pamela e suo marito. Uffa! Non c'è niente su cui sedersi. Amore, hai ragione. Stai in piedi, magari no. Come mai? Mi avevi detto che il divano sarebbe stato consigliato oggi pomeriggio. Ma lo avevi promesso. È vero, non ti agitare, però è vero, hai ragione. C'è soltanto un bar? È un televisore! E che cosa vuoi più? Ma parlo, un televisore! Per inizio, già non mi mantieni le promesse! Amore, non dire queste cose, veramente mi tocchi un voglio più profondo! Ma sì? E allora dov'è il divano? Il divano c'è! Il divano c'è! Eccolo! Che... Dove? Devo dire che questo divano è il mio! È il nostro amore! Questo divano è il nostro!
caramella. Grazie, amore. Prego. Ma scusa, come mai è qui? Ecco. Quindi come mai è qui? Come mai? Ah, perché l'hanno portato per sbaglio due merboloni con la punta? Una parola, facchini. Ah, bravo, facchini. Hanno trovato la porta aperta e qui c'è sempre la porta aperta. Si sono introdotti e l'hanno adagiato. Come abbiamo fatto noi? Sono entrati le brava! Ma tutta questa intelligenza d'amore ti scatena! Ah, che caro, scusa, però dov'è il divano di Marco? Ecco, allora amore, guarda, ti do una cosa generale. Dico, siamo a casa di Marco? Sì. Lui è Marco? Sì. Che cazzo mi sta... Ah, domanda a lui! Scusi, sì. Dov'è il divano di Marco? Dov'è il divano di Marco? Divano. Il mio divano, già, io sono Marco. Dov'è il divano di Marco? Eccola là. Sporco. Sì, c'è una fretta di... Ci sono delle lasagne con del ketchup, ma io... Perché sai, io non mangio solitamente sul tavolo. Lui si avvaggia sul divano, è un pelo porco. Però non c'era una moto paga, un po' di cocci. Delle sedie tubolari per le emorroidi, così ce l'hai bella. Benissimo. Ah. Allora lo porti adesso? Non ho capito. Dico, il divano lo porti adesso? Oh, certo, faccio. Ma facchini? No, no, io e te, quale facchini? Dai. Su, portiamolo. Sì, adesso. Ah, fai una cosa, amore. Sì, tu vai verso casa, apri la porta e noi ci introduciamo attraverso il giardino. Lo faccio come? Ti è chiara o faccio una cartina? Amore. Ci vediamo da entrambi. Ma non c'è l'invecino. È di un'intelligenza scelta. Apri quella porta che non passiamo. Sei, non so se sei invidioso o... Ah, io ho la mia bellissima... Io ho la mia... Ah, io ho mia moglie, ecco. E ci... Dai, piede, mano, ah, uno, due, tre, oh, e un, due, tre, signora, mi scusi. L'ho vista entrare e l'ho seguita. Mi ha raggiunta? Non mi dica che ho lasciato la macchina in diritto di sosta. No, non mica sono un vigile urbano, io sono un vigile del fuoco. Oddio, ma fuoco la casa! Ma no, stia tranquilla, sono qui per cercare una persona. Chi? Ma Deborah, naturalmente. Ah, Deborah! Oh, ora capisco! E quindi lei deve essere... Oh, mi scusi, che mi aspettavo di un altro tipo. Ma perché lei sapeva che io sarei venuto? Sì, certo, Deborah mi ha raccontato tutto di lei. E io che volevo farle una sorpresa. Beh, la sorpresa l'ho avuta io, perché me l'aspettavo con una tuta da ginnastica, invece. Vabbè, piuttosto, ma prego, si accomodi. Prego. Grazie, signora, grazie. Ho fatto l'abitudine ormai, ci conosciamo da così tanto tempo. Veramente io credevo che vi conosceste da poco tempo. Non la capisco. Ehi, ad ogni modo, io spero che lei sarà felice di vivere con me. Ah, no, io non vivrò con lei. Ma io pensavo che aveste appena traslocato. Ma lei non mi vuole in mezzo ai piedi in continuazione, le farò una visita ogni tanto, occasionalmente. Certo che deve essere un ottimo quartiere. Visto che le cameriere si vestono come lei, così ordinate, pulite, alla moda. Io veramente non sono la cameriera, signor... Ugo. Signor Ugo, io sono la padrona di casa. Oh, mi scusi, ma questa quindi non è la casa di Deborah? Io credevo che questo non è il numero 6. No, è il numero 4, il numero 6 è la porta accanto. E mi dispiace, credevo che fosse qui. Quando ho visto la porta aperta sono entrato. Ed è entrato anche lei. Esatto. Non c'è la polizia, urbano. Ma quale vigile urbano o polizia? Io sono un vigile del fuoco. Te l'ho detto che era una polizia. Ma lo sa che qui... Lei, Deborah, l'ha visto arrivare? Chi? Deborah, l'ha visto arrivare? Ma chi? Ma che ne so io se Deborah l'ha visto arrivare? Ma allora corri, vai a dirglielo, sarà felicissima di vederlo. No, non vado da nessuna parte, faccio un giro e le faccio una sorpresa. Davvero, Luca? Ma che mi toglie? Eh sì, sono felicissimo di vederla adesso per la seconda volta. Non essere così.
Sì, Luca, sono sicura che tu ai vecchi tempi lo trattavi con più familiarità. Ma quale vecchi tempi e familiarità, che è la mia volta che lo vedo? Non mi ricordo nulla, c'ho un buio totale. Ma non dirmi che hai dimenticato. Oh. E dimenticano le cose così facilmente. Pensi che prima chiedevo a Marco il suo nome e gli ci è voluto un secondo ricordarselo. Aspetta, che lui è coso, è Ugo. 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 No, 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 Alfredo, che mi fai fare ste male. Io sono Ugo, ma che cos'è? Ma mi spiegate che sta succedendo? Ma Ugo chi te ne è? Fuoco? Ma ci sono, io sono un ponchetto! Ma che è il tuo padre? Ma perché la porta più di là? Oh mamma mia, ma come facciamo per la gente? C'ho un'idea, fantastica, meravigliosa! Non facciamo questa cazza di cera! Mi piace! Ma caro, ma ti prego! Ma non possiamo mandare all'aria la cera così, ti prego, non sarebbe fine! Ma non sarebbe fine! Ma che fa lei? Ma la prego, si alzi. Allora lei viene a cenare da noi stasera? Qui? Sì, qui. Non ho mai cenato io con un pompiere, onestamente. Non fare lo sciocco, Luca, è con Deborah. Già, è con Deborah. Sì, ma io non so se potrò restare, ci potrebbe essere un'emergenza, vi posso chiamare? Può scoppiare un incendio per la mia ospita, mai! Io capisco che per lei questa sia una sera importante, ma la prego di accettare il mito di mio invito. No. Capisco, certo, è la sua prima notte nella vostra nuova casa, però lo so che non siete ancora sposati, però... No, un attimino, signora, io sarò pure un semplice pompiere, ma sono una persona rispettabilissima! Una domanda, e allora che diavolo ci fai questo? E che ci faccio? Ma no. Come mi vuole, qualcuno mi vuole spiegare quello che sto succedendo? No, che parli di... Oh, caro! Deborah! Oh, che meravigliosa sorpresa! Cioè, lei mi conferma di conoscere questo pompiere? Quanto lo conosce? Ma certo che lo conosco! E lo amo! Oh, che luce! Papà!